Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo al Cleto Festival in compagnia di Claudio Dione Salvi, giusto? Per una presentazione di un libro che si è svolta poco fa, appunto, di Francesco Cirillo. Si parlava di ambientalismo, si parlava di migranti, quindi di accoglienza, e si parlava anche di rivalutazione del borgo, ma anche d'Italia stessa. Quindi si è parlato di diritti civili, si è parlato di tantissime cose. E tu hai fatto il tuo intervento anche come moderatore, ovviamente, dicendo che Cleto fondamentalmente è un esempio che è stato esportato e si è anche un po' capito questo. Cosa ci puoi aggiungere rispetto a quello che è stato già detto? Che il connubio tra Francesco Cirillo e il Cleto Festival non è casuale, perché Francesco è un teorico dell'amore-odio, dove per odio intendiamo la capacità critica che non dobbiamo perdere nei confronti della terra in cui siamo nati, perché l'errore sarebbe quello di esaltarci e dimenticare le contraddizioni, i mali della nostra terra, che non sono culturali, ma oggi possiamo dirlo tranquillamente, sono mali storici e sono economici, perché dobbiamo fare i conti tutti i giorni con questa diaspora, con questo continuo dissanguamento. Cioè, migliaia di nostri amici, compagni, parenti sono costretti ad emigrare da decenni, e questo svuota inevitabilmente i paesi. Dall'altra parte però Francesco Cirillo, nei suoi libri, nella sua letteratura, che oramai è variegata, vasta, tratta un tema che è molto caro proprio al Cleto Festival, quello del recupero concreto dei luoghi, no? Il fatto di abitare i luoghi e di portare contenuto, bellezza, vivacità, ricerca del piacere, come da diversi anni avviene in questo posto. Per fortuna però ci sono anche altre esperienze in provincia di Cosenza e nel resto della Calabria che testimoniano questa volontà fattiva, concreta, di riportare la vita dove purtroppo la vita negli ultimi anni sembra essersi spenta. Addirittura ha portato un esempio proprio lampante, che è quello di Riace, del sindaco che è stato premiato tra gli uomini, i sindaci più, diciamo, importanti del mondo dal punto di vista fattivo, per quello che lui è riuscito a fare, ovvero ripopolare un borgo che si era spopolato con delle persone migranti. Sì, Mimmo Lucano è una delle persone importanti davvero nella storia recente della Calabria, perché è un uomo che ha avuto una capacità di guardarsi intorno, cogliere gli elementi positivi che poteva assemblare per restituire linfa a Riace, e non solo, perché è diventato un esempio riproducibile un po' in tutta Europa. Quindi Mimmo Lucano è un nostro orgoglio, soprattutto perché è una persona umile, è uno che non si è arricchito con i progetti che ha avviato. Purtroppo noi assistiamo spesso a situazioni ambigue, no? Sindaci, amministratori che, anche quando si spacciano per soggetti virtuosi che amano la loro terra, poi però mettono una mano nel portafoglio, no? Nel proprio portafoglio per mettere dentro le risorse che sono di tutti. Invece Mimmo Lucano è una persona eccezionale per questo, perché ti capita di andare nel suo paese e trovarlo che lì che spazza con la scopa l'androne del comune, che si dà da fare concretamente, che raccoglie i rifiuti. Beh, ce ne sono, per fortuna ci sono altri piccoli esempi, si sta riproducendo, dobbiamo essere ottimisti da questo punto di vista, e soprattutto dobbiamo cercare di rivalutare quello che già c'è. Io penso al centro storico della mia città, Cosenza, dove esistono delle realtà importantissime, l'ambulatorio della Hauser, che volontariamente presta servizio a persone indigenti, quelli della San Pancrazio che si occupano di abbandono scolastico, che è un'associazione che da tantissimi anni fronteggia questo tipo di fenomeno, e il comitato Prendo Casa, che occupa gli edifici abbandonati e li restituisce alle persone, perché rivendica il diritto all'abitare. Beh, intorno a queste realtà sociali, a questi soggetti, dovremmo cercare di stringerci per dare forza a un rilancio dal basso della Calabria, del nostro territorio. Perfetto, io ringrazio Claudio Dione Salvi, anche perché Cleto Festival è proprio ciò che è stato spiegato in tutti questi giorni, ovvero dal basso, dall'iniziativa di Franco Roppovalente e dell'associazione La Piazza, soprattutto senza fondi pubblici e senza aiuti, ma dagli aiuti delle persone, è stato realizzato dal nulla un esempio veramente di libertà, di fratellanza e soprattutto di amicizia, che in questi 3 giorni, da ben 7 edizioni, si svolge proprio a Cleto. Io ringrazio tutte e tutti quanti voi, perché per me portare questa maglietta è un motivo d'orgoglio, un onore sul serio. Non è solo una frase di quelle che si dicono per piaggeria, ma è veramente come indossare la maglia della mia squadra di calcio, che poi è il Cosenza. Ovviamente. Riccardo Cristiano, Liberi TV, Cleto.